dal libro della Sapienza. Si indagherà sui propositi dell'Empio, il suono delle sue parole giungerà fino al Signore a condanna delle sue iniquità, poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto. Guardatevi pertanto da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una parola segreta sarà senza effetto. Una bocca menzognera uccide l'anima. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale. Gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole, ritenendola amica si consumano per essa e con essa concludono alleanza, perché sono degni di appartenerle. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Il libro della Sapienza è realmente, in base al suo titolo, alla sua intestazione, una fonte di grande luce soprannaturale. Questa sera, la seconda parte del primo capitolo che abbiamo appena letto, ci ricorda in positivo che Dio ha creato tutto per l'esistenza e in negativo che Dio non ha né creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Ossia, in altri termini, il testo che abbiamo ascoltato è una risposta profonda al perché esiste nel mondo il male, la sofferenza, le disgrazie, i dispiaceri, i dolori, tutto ciò che da cui rifugge la nostra umanità, tutto ciò che causa in qualunque modo dolore. E siamo in grado innanzitutto di alzare gli occhi al cielo e a guardare, a farci qualche domanda. Ma Dio che è soltanto sommo amore, sommo volontà, Dio che è il creatore, cioè che dà la vita, e dà la vita per quanto dipende da lui in maniera perfetta. Anche gli scienziati sanno che sia l'universo sia gli enti creati in quanto tali sono stati pensati e realizzati, anche se loro spesso attribuiscono ciò al caso in maniera assolutamente perfetto. Non c'è niente di disordinato nel creato. Gli inferi in realtà non regnano sulla terra, diciamo così, in quanto tale, ma purtroppo vedremo che gli inferi regnano sulla terra perché noi li invochiamo e li facciamo di fatto regnare. Anche nel capitolo seguente avremo delle luci non indifferenti su questo tema. E che cosa è successo? Da dove viene la morte? Non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani. Perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Quindi la morte in senso ampio, con morte nella Sacra Scrittura non si intende soltanto la morte fisica. La morte è una cosa brutta, è tutto ciò che fa male, è il culmine, diciamo così, della nostra percezione, della nostra esperienza del male. È il male supremo la morte, è il male ineluttabile, è il male invincibile con tutti i
progressi dell'uomo, della scienza, della medicina, di quello che vogliamo. Quindi da dove vengono tutte le forme di male che noi conosciamo? Nessuno escluso. Questo è quello che ha sempre insegnato la Chiesa, la stabilità del Catechismo. Dagli errori della nostra vita e dalle opere delle nostre mani, dalle opere cattive delle nostre mani, da ciò che la Chiesa, illuminata dalla rivelazione, ha chiamato il peccato. E a questo riguardo i primi versetti che abbiamo ascoltato ci aiutano a riflettere su alcune forme di male, in particolare su alcuni peccati di lingua. L'empio nella Sacra Scrittura è colui che vive senza Dio. Empio letteralmente significa, proprio testualmente, non pio, una persona che non è pia. La pietà nella Sacra Scrittura è appunto una devozione profonda, un rapporto intimo e filiale con il Signore. Chi è empio è fuori da questo tipo di rapporto. E che, quali sono questi brutti peccati di lingua? Qui si parla di mormorazioni, di maldicenza e di bocca menzognera. Le mormorazioni della Sacra Scrittura sono di due tipi. C'è la mormorazione contro Dio, peccato che conobbe il popolo di Israele nel deserto, mormorare. Davvero l'immagine di questa cosa è visto quando in un consesso assembleare, no? Chi sta parlando dice qualcosa che non piace, all'auditorio si sente fare tutti quanti cominciano a lamentarsi, no? Ecco, la mormorazione contro Dio accade ogni volta che noi ci lamentiamo con Lui, magari attribuendogli la colpa di qualcosa che non va. O addirittura, insomma, delle volte gli facciamo proprio un atto di accusa con il famoso perché. Ecco, una serva di Dio ha lasciato questi scritti, bravo, dice che il perché si trova scritto alle porte dell'inferno. Perché a Dio perché non si chiede. E ci si umilia dinanzi a Lui anche quando non comprendiamo tante cose, perché la risposta è perché sarà data dopo la vita terrena, quando saremo nella pienezza della luce e della verità, come abbiamo da poco cantato. Quindi c'è una mormorazione contro Dio che è questa, ma c'è una mormorazione più grave contro il prossimo. La mormorazione contro il prossimo, che è un peccato bruttissimo, consiste nel seminare zizzania tra due persone, cioè si parla nel senso tecnico di mormorazione. Guarda, per esempio, io sento Tizio parlare male di Caio e vado da Caio e gli dico: lo sai che mi ha detto Tizio? Mi ha parlato male di te e mi ha detto questo, questo, questo e questo. Questa è la mormorazione. Andare a riferire una maldicenza fatta da una terza persona al diretto interessato. Questo semina zizzania, provoca l'odio, è chiaro che chi ascolta queste cose si arrabbierà e quanto uno si addolorerà, forse si vendicherà, forse farà chissà che cosa, no? Distinto dalla mormorazione invece la maldicenza. Peccato purtroppo tanto più diffuso quanto più spesso poco considerato. La maldicenza, ci sono molte persone che pensano di non avere niente da rimproverarsi perché dicono: sì, io ho parlato male, ho detto la verità, perché quella cosa l'ho detto è vera. Ma dire male di qualcuno significa rivelare ad un'altra persona una cosa brutta, anche vera, che quella certa persona ha fatto o ha detto e che la terza persona non sapeva. Che motivo c'è per andare a parlare male
del prossimo. Sarei contento io se commettessi una tentazione per debolezza, perché sono stato tentato, uno mi vede e poi la va a rivelare ai 4:20. Non fa niente che quella cosa sia vera, perché quando quella cosa Dio non voglia fosse addirittura falsa, quindi un'accusa montata, quella non è più maldicenza, quella diventa calunnia, che è ancora più grave e che è anche un reato del codice penale. Ma la maldicenza non si dice. I difetti del prossimo, sui difetti del prossimo si tace. L'unica circostanza in cui è lecito parlarne, dicono i maestri di spirito, sono due casi. Uno, col diretto interessato, se e quando è opportuno fare una correzione al paterno, quindi parlarne con la persona, perché possa prendere consapevolezza eventualmente dei suoi errori ed emendarsi. Oppure, questo quando si tratta di cose molto gravi e che possono nuocere al bene del prossimo, parlarne con chi può porre rimedio. Per esempio, vedo un ragazzino che fa una brutta cosa, per esempio si droga, e lo dico al padre e alla madre non per fare la spia, ma per un atto d'amore, perché papà e mamma aiutino quella creatura e sappiano che ci sta questa cosa e prendano provvedimenti. Così come si parla con le autorità ecclesiastiche superiori, ecco, di cose magari non tanto belle che possano commettere fedeli o uomini in chiesa di rango più basso, non per fare del male, ma perché si possa porre un rimedio che impedisca, ecco, che si faccia male alle altre persone. Però poi basta. Perché queste cose sono cose brutte, cioè, qui si legge che il suono delle sue parole giungerà fino al Signore a condanna delle sue iniquità, perché un orecchio geloso, geloso della nostra santità, geloso della nostra bontà, ascolta ogni cosa. Perfino il suono delle mormorazioni non diventa sentito. Noi possiamo mormorare, per esempio, contro Dio anche senza parlare, possiamo farlo anche a mente, no? Quindi dire, pensare, se Dio veramente esistesse, questa cosa non l'avrebbe permessa, io lo posso semplicemente pensare, ma non dirlo. Sentiamo dire una parola, eppure una parola scritta sarà senza effetto. E poi c'è l'ultima cosa, una bocca menzognera uccide l'anima. Mentire è dire una cosa falsa. E le menzogne non si devono dire mai, secondo la Santa, neanche a fin di bene. Perché a fin di bene non si dicono le menzogne, ma quello che si può fare è dire il vero senza dire tutto, rimanere generici. Quando si tratta di domande indiscrete, non rispondere proprio, per far comprendere che ci si trova dinanzi a domande indiscrete o cose di questo genere, ma dalla menzogna non può venire mai nulla di bene, perché la menzogna è un confronto diretto alla verità e Dio è anzitutto verità. E nella Sacra Scrittura, nel Vangelo in particolare, troviamo Gesù che definisce il diavolo il padre della menzogna, il menzognero fin dal principio. Ecco, per cui non dobbiamo in nessun modo assomigliare al diavolo proferendo parole di menzogna. Le persone devono sapere che quando parlano con noi le bugie non le diciamo mai. Quello che diciamo è sempre vero, anche se evidentemente non tutto quello che diciamo è tutta la verità. Quindi diciamo il vero senza dire tutto, perché tutto non si può dire in tante circostanze, per ragioni di prudenza, per ragioni di riservatezza, per tutelare o custodire il prossimo, tante altre cose. Però chi ci incontra deve sapere che la nostra trasparenza è assoluta. Ecco perché Gesù nel Vangelo dice che non bisogna giurare affatto, perché un suo discepolo non c'ha bisogno di giurare. Se io ti dico una cosa, non c'è bisogno che chiamo Dio a testimonianza della verità della cosa che ti ho detto, con il giuramento.
perché la mia parola è la mia parola. Se io dico una cosa, stai tranquillo che è vera, o quantomeno io la ritengo tale. Ecco, sono cose a cui dobbiamo fare attenzione, la mormorazione, la maldicenza, la menzogna stiano sempre lontani dalla nostra bocca e dal nostro cuore. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo.